Allora, sono tornato alla Shibuya. Conoscevo questo posto, ve lo ricordate? Siccome sono stanco di mangiare alghe, di mangiare sushi, di mangiare topoyaki, oggi mi faccio un piatto di pasta. Cioè, ma come? Vai in Giappone e ti mangi la pasta? Sì. Ho voglia di carboidrati. Ho necessità di carboidrati. Quindi oggi pasta. E come dicono a Milano, come finisce sto punta. Allora, devo mettere 890. Ci sto mettendo così tanto perché mi sto liberando praticamente la tasca da tutte quelle migliaia di monetine che mi avevano dato al cambio monete. Vediamo se ce la facciamo con queste. Forse no. Devo aggiungere ancora monete. Mi servono ancora 100 yen. Eccoli qua. E ci pigliamo. Non l'ha presa. Ce ne mettiamo un'altra. E ci pigliamo questa bella pasta col bacon sopra. Il mio resto, il mio bigliettino. Ora entro e io do la signorina. Okay. Big. Yes. Big. Okay. Big. Okay. Thank you. Big. Ok. Mi seguo qua e aspetto che mi portino la mia bella pasta. Qua c'è il bigliettino. Oggi pasta. Qui è dove la cucinano. Là ci sono altri esempi in plastica. Allora, poi c'è, scusate ma avevo la mano piena di soldi. No, qua questo locale praticamente l'acqua è gratuita, basta soltanto alzarsi, andare al distributore e servirsi, quindi si può bere quanto si vuole. L'acqua, come si dice, l'acqua dal cannolo, come dicono a Milano, non la fanno pagare. Vediamo. La nostra postazione offre formaggio. Mi dispiace che c'è, non c'è l'amico mio Ninuzzo qua, se no questo penso non gli sarebbe bastato. Poi abbiamo le classiche salviettine umidificate, incartate in monodose, le salviettine normali, stuzzicadenti, pepe. Questa salsa, che sinceramente non so cosa sia, sarà soia o qualcosa del genere. Poi abbiamo Magic Five. Allora, Magic Five, se non sbaglio, è la maionese. Loro amano molto mettere la maionese sulla pasta, ovviamente. E poi abbiamo il Tabasco. E fortunatamente, oltre alle classiche bacchettine, ci sono anche le tradizionali forchette, perché mangiare un piatto di spaghetti con le bacchettine non so come mi sarebbe finita. Questo è il locale, come vedete l'arredamento è in linea con Shibuya, quindi tutte poster di cartoni animati e fumetti, che qua si chiamano anime e manga rispettivamente. I cartoni animati sono i manga, i cartoni sono gli anime e i fumetti sono i manga. Bene, aspettiamo. Ecco, è arrivato il mio piatto di pasta. Non vedevo l'ora. Bella fumante con una bella fetta di bacon sopra. E ora ci mettiamo un bel po' di formaggio come piace all'amico mio Nino. Ecco qua. E come direbbe lui, alla salute. E quindi alla salute e buon appetito. Allora, sto mangiando qui e accanto a me si è seduto un mio caro amico che non vedevo da tanto tempo, che praticamente mentre mangia fa un rumore incredibile con la bocca. Perché dovete sapere che qui in Giappone non è assolutamente disdicevole
fare rumore mentre si mangia, cioè si può tranquillamente fare rumore mentre si beve il brodo, portare il piatto alla bocca e bere, per loro è assolutamente normale. Infatti il mio vicino di tavolo, questo fanciullo, fa esattamente così. Quindi ora vi faccio vedere in diretta. Uno, due. Praticamente ha un modo di mangiare così, come si può dire, a succhio. Praticamente è uno, due, esatto. Quindi questo è normale qua in Giappone, quindi se venite in Giappone preparatevi al succhio. Allora, succhio, seconda puntata. Ora ho capito qual è il problema. Il problema è che loro sanno usare benissimo le bacchettine, che sono nella loro cultura, ma non sanno assolutamente come si usa la forchetta. Quindi pensano che la forchetta sia soltanto per portare il cibo alla bocca e poi, non so se avete sentito, e poi succhiare. Quindi ecco spiegato il mistero: loro non sanno assolutamente come si usa la forchetta. Allora, pasta finita, molto molto buona, cotta al dente, il sugo gustoso, come vedete non c'è molto olio sul fondo se non il sugo. L'amico mio succhiatore è andato via, come vedete, ma d'altronde usava una tecnica d'attacco che io non potevo battere col mio modesto modo di arrotolare la pasta prima di portarla in bocca. Quindi pur essendo arrivato dopo di me, è andato via ben prima di me. Ciao da Tokyo.